Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi un breve video tutorial dei miei ultimi lavori. Allora, cominciamo con un lavoro semplicissimo con delle nappine, che è questo qui. Sono incastonato a rivolo da 14 mm e intorno ho fatto un giro con delle 15-0 e delle 8-0. Molto semplici e molto particolari. Ora nel periodo natalizio credo che alcuni pensierini vadano bene, semplici e carini. Poi vi faccio vedere questi orecchini realizzati con della semplice catena in alluminio, dove ho attaccato delle perle di fiume. Guardate che effetto. Poi ancora voglio mostrarvi i miei orecchini Noël. Questi invece vanno con, sono state fatte con le Arcos. Ho messo una monachella in acciaio e una goccia sotto. Naturalmente c'è bisogno di un quadrato per poterli realizzare. Fatemi sapere naturalmente di quello che vi mostro, cosa ne pensate, se volete qualche suggerimento o altro di questi realizzati in tre colori, questo colore verde e con il nero. Ho realizzato questo bracciale capriccio, molto molto bello, guardate. Con dei cipollotti, con dei picconi da 4 mm. In abbinamento, naturalmente, se qualcuno è interessato, ho fatto la mia trottola Avarizia. Ancora devo assemblarla per mettere la catena e il chiodino. Guardate che favola. Ho realizzato anche questi orecchini Saturday che ho fatto il tutorial, quindi potete trovarlo sul mio canale. Questa è stata la prima colorazione, anche se ne ho fatti già diversi, sia con il rosso che con il nero. Ma questo è stato il mio prototipo, diciamo. Naturalmente, dopo aver fatto questo, ho fatto quello con il rosso e ho pensato di realizzare anche il bracciale. Ecco qui il bracciale assemblato, sempre con i modulini messi a quadrato, non a rombo. Anche questo molto con il rosso, questo periodo natalizio, bellissimo. Poi ancora, avendo delle nappine grandi, molto grandi, guardate. Questi naturalmente sono unici, sia, li ho realizzati sia questo con il marrone che con il nero e ho fatto questo modulino sopra. Questo è il modulino degli orecchini Sun. Li ho fatti con un rivolo da 14 mm in vetro e color rosa e poi dei cipollotti rosa intorno. Guardate che effetto. Poi ancora questi, gli orecchini bijou, li ho nominati così anche se il modulino è quello sempre dei Saturday. Poi ci ho lavorato qui per fare queste punte e hanno un effetto pazzesco. Guardate. Anche questi sono, resteranno unici perché ho solo questo completo tra nappina e monachella o perno, quindi resteranno, guardate che effetto, stupendi, molto eleganti, molto particolari, bellissimi. E per finire, una mia cliente ha visto
bracciale, questo qui rosso, e ho voluto degli orecchini abbastanza importanti, e sono questi. Sono il modulo grande dei Saturday e ho creato uno più piccolino da attaccare. Ho voluto questa monachella tutta di strass. Sono due rivoli da 14 mm. Guardate, sono stupendi. Indossati, non vi dico. E niente, mi resta che salutarvi. Questi sono gli ultimi lavori che ho realizzato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete un aiutino, io sono a vostra disposizione. Grazie, ciao e alla prossima.